canale di Access 00. Siamo qui con un nuovo titolo indie. Il suo nome è Alvas Awakening. Spero di averlo pronunciato nella maniera corretta. È creato dagli Elden Pixels. È del 2017. Lo potete trovare su Steam al prezzo di 9,99€. E andiamo subito a vederci un po' le varie finestre. Abbiamo qui i controlli. Per ora andiamo così, va benissimo senza modificare niente. Io comunque sto giocando con il controller dell'Xbox One. Quindi vediamo un po' il linguaggio che hanno messo, che è in svedese, credo, e inglese. O sloveno forse, non saprei cos'è, ma per ora lasciamolo così. La musica la abbasso un pochino, in modo da non farci trapanare troppo gli orecchi, anche perché sennò non mi si sente troppo bene. Quindi il volume lasciamolo così, va bene. Poi video, risoluzione, poi abbiamo full screen, se sì o no, la vertical sync, se attivarla o meno, i frame rate a 60 e l'indicatore di magia. Ok, allora, direi per ora di procedere, andarci subito a immergere in questo gioco. Vediamo un po' se più di un video. Intanto ce lo vediamo un attimo, poi fatemi sapere voi nei commenti se desiderate vedere ancora di questo gioco o meno. Allora, nuova avventura, la prima volta che lo vedo, perciò la terra di Alva era un tempo bellissima, era un tempo, un posto bellissimo e in pace. E io ovviamente mi sono perso le varie parti traducendo, quindi per ora ve lo lascio così. Poi magari vedrò un po' se mettervi in anche a schermo, magari sottotitoli, qualcosa del genere. Così almeno anche chi non sa l'inglese se lo può un po' gustare, perché mi sembra anche giusto così. Ok. Vicario è disceso dal cielo? Armato non dalle armi, ma invece guidato dall'odio. È lentamente diventato... ha lentamente schiavizzato le persone, eccetera, diceva. Poi me lo son perso. Sembra una sorta di Signore degli Anelli o qualcosa del genere. Abbastanza apocalittica come trama, come è giusto che sia. E quindi adesso noi dovremmo arrivare noi in teoria, no? La speranza era andata, wow. Ah, quindi è una cosa che durava da centinaia, insomma, per secoli è durata sta cosa. Un'eroina. Ok, perfetto. Abbiamo un'eroina in questo gioco. Ok, cambiamo un po' se non altro. Bene, bene, fa piacere. Vediamo un po' se spero non crashi o niente. Forsaken Valley. Questo, intendo a dire che questo gioco era stato fatto un po' con la grafica dei vecchi NES e Super NES, diciamo così, Nintendo e Super Nintendo, quindi un po' per ricordare quel tipo di giochi lì, lo dico subito almeno, anche perché sennò vedete questa grafica qui e dite ma che è? Però, svegliati Zoe! Ok, con che tasto? Ok, X. La fiamma eterna deve essere... Lit, non so cosa significhi sinceramente. Comunque siamo svegli, l'importante è questo. Ciao Zoot, sei nella terra di Alva. I am Saga and I... Ah, ok, praticamente lei ci ha portato qui per aiutarli. Traducendo, anzi, riassumendo. Ok, Alva è sotto la schiavitù del male e noi... persone che hanno perso... Ok. Persone che hanno perso la forza e il coraggio di combattere. Non possiamo farcela da soli. Devi aiutarci. Ok, tu sei più forte di noi. Ok, e col tempo riprenderai, diciamo, la tua vera forza. Devi entrare in questa torre. Ok, arrivare fino in cima per trovare la staffa magica. Bastone magico, come lo volete chiamare. Bastone da maghetto, no? Per intendersi. Quando avrai trovato la staffa, mi dice praticamente di ritornare il più veloce possibile al paese, al villaggio. Ma guardati intorno, insomma, stai attenta perché
ci sono diversi pericoli all'interno. Ok, quindi iniziamo questo gioco, vediamo un po' come si salta con A, bene. X non fa niente, Y niente, B niente, quindi al momento non abbiamo praticamente assolutissimamente niente, perciò noi proviamo a salire così, poi saltiamo di qua. Ok, dovrebbe essere un puzzle game, un vecchio gioco, dovrebbero esserci combattimenti, un po' di tutto, quindi... Ah, quello scheletrino non so perché mi ricorda Castlevania, non mi chiedete perché, ma mi ricorda un po' Castlevania. Ma anche gli scheletri che c'erano visti dall'alto in Zelda Link to the Past. Non mi chiedete perché questa roba si può spostare? No. Quindi noi per ora ce ne andiamo per i fatti nostri a cercare... Eccola lì, ok, il bastone magico. Benissimo. E grandi così, l'abbiamo trovata. Wow, quando la tieni in mano puoi sentire che è veramente qualcosa di speciale. Ok, perfetto. Usala per attaccare i nemici e per distruggere certi muri. Quindi presumo e credo che quei muri di sotto vadano distrutti con questa staffa, in teoria. Molto belle le musiche, tra l'altro. Piacciono parecchio. Si può scendere dalle scale al volo? Yes, sì. Quanti colpi? Uno, mi sembra, o roba del genere. Qui proviamo a scendere da questa scala e poi dovremo... Sapete che non ho idea se le altezze... ci daranno fastidio o meno. Non so se subiremo danno dalle grandi altezze, però proviamo a vedere un po'. Ah, proviamo a vedere un attimo di fare le cose fatte un po' meglio. Ok, via! Un colpo, basta. Yes! No, c'è da saltare di qua. Su sopra non ci arriviamo. Anche no, il doppio salto per ora non l'abbiamo. Non so se lo avremo mai. Ah, pensavo ci si potesse salire su quel pozzo, ma invece è andata male. Si possono leggere, grandi. A destra l'Anversacellum. Io al momento andrei su, francamente. Giusto per vedere un po' cosa abbiamo qua su sopra. Non ho idea ancora se ci saranno segreti o meno in questo gioco. Io ringrazio effettivamente gli sviluppatori per avermi permesso di provarlo, perché sono veramente, veramente molto curioso e incuriosito da questo gioco. Tra l'altro ho trovato una notizia in rete che lo sviluppatore ha messo la colonna sonora di questo gioco in una cartuccia per NES, cioè se uno prende la, diciamo, l'edizione da collezione potrete avere fisica, potrete avere la cartuccia del gioco per NES. È veramente una cosa spettacolare. Non so perché, cioè quanto poi... Yeah! Non ci arriveremo mai forse di qua! No, neanche, ok, scendiamo giù di sotto. No, da questa parte no, proviamo ad andare lì a destra, dai che ci siamo. Sa di Metroidvania come, diciamo, come stile di gioco, come stile di livello, cioè una cosa un po' aperta, dove noi dovremmo andare in giro, prendilo grande, il più possibile per trovare un po' tutto. Un po' tutto e non ci possiamo arrivare lì. Perché? Bello lo sfondo con le colonne, ok. La scala al volo, yes, la possiamo prendere. Io, ripeto, sto scoprendo questo gioco con voi, quindi... Ancora non so niente di particolare su come giocare tutto quanto. Vai, grandi. Immagino che quelli lassù in alto a destra siano i cosi rossi, in alto a destra siano la nostra vita, i nostri cuori, diciamo così. E scopriremo più avanti poi se effettivamente c'è niente. No, assolutamente no, serve per tornare di là più velocemente, sembra almeno vista così. Ora quella roccia lì sarà una roccia che frana yes. L'ho visto subito perché era di colore diverso, era fatta in modo diverso. Ho detto ok, questa frana e quindi dobbiamo saltare via il prima possibile di lì. Bene però che sia stata fatta in questo modo. Proviamo, lunghissimi. Scopriremo se... No, ok, non c'è danno da caduta. Non c'è decisamente danno da caduta, perché stavolta lo avremmo scoperto sicuramente senz'altro. Io credo aver fatto un salto pressoché quasi perfetto per arrivare lì. Comunque... La vecchia ci aveva detto di arrivare, di tornare subito al villaggio una volta trovata la staffa, diciamo, in questo modo. Però noi forse ce la siamo presa un po'... Ah, game saved! Ok, forse Game Valley ce la siamo presa un po' a caso, forse? Saprei, una cosa del genere. Intanto il gioco l'abbiamo salvato, che va bene così. Spero di non essermi perso niente indietro, perché altrimenti sono e saranno guai. Oh, qui ci arriviamo! Ok... Abbastanza inutile andare qui però. Perciò, allora, qui che ci dice? Left?
Void Tower, la torre vuota? La torre del vuoto, qualcosa del genere, ok. Ah, la town e la città di Westwood è a destra. No, ok, stiamo andando nella parte giusta. Però allora, prima di passare di qui sopra, volevo passare di qua giù sotto, perché ho visto che c'era, esatto, c'era un posto dove si poteva entrare. Teletrasporto attivato. Per esattamente... Ah, la Forsaken Valley e tutto il resto. Praticamente tutti i posti che scopriamo via via, di tutti i posti che scopriremo via via, sbloccheremo il teletrasporto. Ottimo. Dietro questa porta troverai l'Amber Sacellum. Ho il primo passo nel tuo viaggio. In there, ok. Qui dentro troverai una gemma verde e un nemico veramente veramente potente. Quando avrai trovato la pietra e sconfitto il male, torna alla cittadina. Questo dungeon è molto pericoloso, quindi avrai bisogno di una mappa. Prima dovresti andare a parlare a Platt nella città di Westwood, poi prendere la mappa e quindi prendere la mappa. Fai questo e ti lascerò entrare. Ok, quindi dobbiamo per forza andare a Westwood e prendere almeno la mappa. Questo dovrebbe essere quindi l'entrata del primo dungeon che abbiamo, che troveremo. Molto bella la cosa. Ok, perfetto, sto nella pelle, veramente. Mi ricorda un po' anche Elliot Quest, se avete Wii U, magari l'avete provato a giocare. Dà un po' l'idea. Sinceramente preferisco una cosa del genere. Qui non c'è la mappa generica, c'è il personaggio appunto che va a destra e a sinistra. La nostra eroina che va a destra e a sinistra. Questo sarà Platt. Benvenuta Zoe, questa è la città di Westwood. Grazie per essere venuta nella terra di Alva. Sei stata mandata perché noi siamo deboli. Molto, molto diretti se non altro, eh. Ci devi aiutare a distruggere il male che... come si dice? Le nostre terre, che minaccia le nostre terre. Non mi veniva il termine tecnico, come direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo. Torna indietro alla cava, giusto qui sotto alla città, e parla col cavaliere. Lui ti aprirà l'entrata dell'Amber Sacellum, dove troverai appunto la gemma verde di cui ci ha parlato prima il cavaliere, e un nemico veramente potente. Ma prima di entrare, prima di andare, entra in questa casa dove troverai la mappa di Alva. Ok, dove puoi trovare la mappa di Alva. Questa ti guiderà nel tuo viaggio. Vai adesso, Zui, e ritorna quando avrai trovato la gemma verde e sconfitto il nemico malvagio. Scusate un attimo, ma mi sono fatto trascinare un po' dal gioco. L'ho letta un po' così. Ok, hai trovato la mappa. Se controlli l'inventario, adesso mostrerà dove ti trovi. Vai, ok, prova. Quindi, come lo uso l'inventario io? Esattamente, proviamo. Perfetto, il tasto delle opzioni. Quindi, quei teschi saranno forse i boss? Qualcosa del genere? No, aspettate, ho visto livello 0. Quindi saliremo anche di livello, abbiamo le chiavi. Bene, 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 ci sono diverse cose. Qui più avanti cosa abbiamo? Altre persone. Io a questo punto direi di farci un viaggetto qui e poi andare verso l'entrata del dungeon. Quel gatto mi sa di inquietantissimo. Salve, sono Ori Warui. Benvenuto alla città di Westwood. Sono un sacco di cose. Bene, ottimo così. Vieni a parlare con me se hai bisogno di qualsiasi aiuto. Il gatto che ci dice? Non stare troppo a lungo alla luce. Ok. Hai trovato la gemma blu? No, non mi interessa. Lui ha sentito che è diciamo un oggetto veramente potente, ma per ora non ci interessa. Io direi di vedere che c'è di qua. Chi è costui? Che poi tra l'altro di là mi sa che non ci possiamo andare, perché il salto non lo vedo fattibile. Infatti questo ponte è rotto e non si può passare. Ok. Ma se hai la gemma verde, puoi creare un blocco che ti lascerà passare. Perfetto, quindi dobbiamo per forza andare alla gemma verde. Questo sarà un teletrasporto, quindi... Yes! Salvataggio! Spero che ci faccia anche da teletrasporto i salvataggi, ma anche se presumo che bisognerà trovare un warp per teletrasportarsi da un posto all'altro, però comunque rimane una cosa molto carina. Intanto andiamo al dungeon, vediamo l'inizio, almeno arriviamoci davanti.
Forsaken Valley, perfetto. Ah, c'è da tornare di là, vivi e vegeti, più che altro. Cosa non esattamente semplice. Grandi, perfetto, benissimo. Luce lo si è allevato di mezzo. L'alberello lì, messo lì a caso. Allora, no, messo lì a caso non di sicuro, però l'alberello messo lì. Allora, game saved. Direi per questo primo episodio di salutarci qui. Fatemi sapere se volete che continui la serie, io almeno due o tre video li volevo portare comunque sul canale, però fatemi sapere a voi se vi può piacere una serie su questo gioco, su questo tipo di gioco, che a me personalmente piacciono veramente tanto tanto tanto, però sto a voi, sto alla vostra mercé, diciamo così, fatemi sapere se volete che lo riporti sul canale. Vi ricordo di seguirmi su Facebook soprattutto, in modo da rimanere aggiornati sul mio canale, perché almeno saprete quando escono video, cosa esce, se escono eccetera, perché a volte ho problemi con internet e quindi ho qualche problemuccio per far uscire i video. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi, anzi di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi amici di Steam e del PlayStation Network. Ovviamente se avete un PC, una PS4, PS3, fate voi, vedete voi. Trovate comunque tutti gli ID del caso e tutti i link del caso, compreso quello degli sviluppatori e dei vari link del gioco, in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale, nel caso dei link degli sviluppatori nei canali, insomma nei video di questa serie. Saluto ancora l'Axios00 e alla prossima!